qui c'era il numero e sotto c'era il triangolo. Il mio numero era 77 344. Su il treno, e poi siamo andati avanti sempre, solo quando bombardavano ci fermavamo, andavamo giù, mangiare niente, facevamo la popò lì dentro e così siamo andati a finire e ci siamo resi conto che era all'inizio che c'era un bel po' di strada da fare, ma a piedi siamo arrivati a Ravensbrück. Quelle che erano lì dicevano che c'era un blocco dove c'erano tutti questi bambini che avevano preso e servivano da cavia. Allora io ho cercato tanto, non sono mai stata con le mani in mano, volevo vedere se quello che... E sono riuscita ad arrivare dove c'era questo blocco e c'era una finestra, uno spiraglio solo. Ho visto questi bambini che era una cosa da rimanere sbalordita e angosciata in tutti i sensi, come erano messi. Di guardia erano le donne che erano dell'SS, ma la categoria più perfida che ci fosse. Prima di tutto non era permesso neanche rivolgere la parola. Era nullo, erano solo botte che si prendeva e se uno provava di chiedere qualcosa. E io ne ho prese tante che porto i segni ancora. Essendo tutte deportate politiche è stato molto più facile, perché anche le capoblocco, le caposquadre erano politiche e generalmente la gran parte erano russe. E allora lei mi ha detto, se tu vieni dalla resistenza, la resistenza continua anche qui, in modo diverso, però continua anche qui, perché se te continui così, tu quando andiamo sul Lagerplatz che ci facevano stare delle ore in fila, là in adunate dritte come dei salami, non andare mai in prima linea, perché tu non puoi andarci, perché è quella che tu ti sei ribellata, quello non si dimentica di te e farà di tutto per provocarti. E poi mi dice così, perché la resistenza è questa. Noi dobbiamo vivere, dobbiamo fare di tutto di vivere qui per poter uscire, perché sennò altrimenti il mondo non può mai sapere e credere quello che i nazisti stanno facendo.